Aia, piano. Sei? No, aia porca trota. Cioè adesso cado, aia puttana. Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo a bordo sempre della mia RSV 1000 con mio cugino Christian, che oggi per la prima volta proverà anche lui a fare il suo primo motovlog con la sua nuova telecamerina che gli ho regalato io per il suo compleanno. E oggi giornata bollentissima, veramente calda, ci saranno 40 gradi all'ombra, porca vacca. Ci stiamo dirigendo a Saletta, una chiesa sconsacrata abbastanza conosciuta dalle nostre zone, dove perché facevano riti satanici, tutte queste cavolate qua, dove facevano tutte queste cose qua. Si trova ad Asigliano, dopo Asigliano, tra Asigliano e Costanzana, in un paese proprio appunto che si chiama Saletta. In questo posto è abbastanza conosciuto perché si parla di fantasmi, spettri, cose che si muovono, cose varie, riti satanici, bla 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 bla. Camion, mi lanci tutta la terra, maledetto. Aia! E madonna, mi ha fatto malissimo. Vogliamo un po' di più perché si muore di caldo. In questo posto si parlava di, specialmente la cosa più famosa era di questo fantasma, di questa bambina qua, che verso le 2 di notte, 3 di notte, una roba del genere, appariva nei campi lì di fianco e piangeva. Io ci sono già andato in questo posto quando era un po' più giovane, molto più giovane, ma sinceramente non ho visto niente. E in questi ultimi giorni ho scoperto che c'è anche un'altra storia, di praticamente di due fidanzati che si sono suicidati nel tempio, mi sembra di aver capito così, non ne sono proprio sicuro, questi due fidanzati che si sono suicidati, non so per quale motivo, nel tempio, perché lì a Saletta, oltre ad esserci la chiesa, un po' più indietro c'è un tempio dove si dice che era proprio il posto dove facevano tutti questi riti satanici. E sotto questo tempio c'è una specie di grotta, non so se è una, un cimitero sotterraneo, qualcosa del genere, dove ho visto anche video dove andavano quelli tipo acchiappafantasmi, cavolate varie, dove effettivamente c'era qualcosa che di strano là sotto. E noi oggi ci andremo, almeno ci proveremo, perché da come mi hanno detto hanno sigillato tutto quanto, vedremo se riusciamo a entrare. Ah, un po' di ombra, porca miseria. No, è tornato il sole. Proveremo ad andarci e entrare col Christian, che Christian che si caga addosso. Quindi niente, come ho detto prima, questo è il primo anche motovlog del mio cugino Christian, dove mi metterò il link qua in descrizione del suo nuovo canale. Lo apriremo effettivamente adesso, praticamente appena torno da questo giro qua, apriremo il suo canale con questo suo primo video. E se volete andare a dare un'occhiata a lui è molto più pazzo di me, specialmente ha degli amici molto più pazzi di me, quindi ci usciranno dei video molto carini da parte sua, e vedremo un po' cosa succede. Adesso ci troviamo ad Asigliano, infatti vedete, si sente già lui che parla tutto quanto. Bravo Christian. Ci troviamo ad Asigliano, usciamo dal paese e due minuti dovremmo arrivarci. Sarebbe un sacco divertente un limitatore nel tuo paese. Ci proviamo. Cos'è sta qua? Questa sarebbe una rotonda. No, troppi vecchi, troppi vecchietti c'erano. Ecco qua la stradina per Costanzana. E facciamo che ci rivediamo quando siamo là. Anche perché adesso non ha senso fare vedere tutta la strada, perché sennò viene un video lunghissimo. Va bene, dai, ci vediamo allora più tardi. Allora, eccoci qua, questo dovrebbe essere il paesino di Saletta.
No, aspetta, però quella mi hanno parlato di quella stradina. Adesso vediamo se è vero che l'hanno chiuso tutto. Allora, sì, l'hanno chiuso infatti. Allora, questa è Saletta. Dici che ci ribaltiamo? Allora, eccoci qua a Saletta. Allora, come mi avevano detto, è tutto sigillato, tutto chiuso. Si potrebbe scavalcare da qua, però io la moto non so dove metterla. Quindi mi hanno parlato di una stradina dietro che volendo possiamo fare. Però tutta serrata, quindi sarà un cross praticamente. Con un RSV 1000. Non tassellata. Sai che spettacolo? Allora, perché non cadere moto, mi raccomando, perché il tempio è ci spugli là in fondo. Ok, va bene, allora se non sai cosa facciamo, entriamo direttamente da qua. La moto la parcheggiamo, la parcheggio da qualche parte lì nel cespuglio. Entriamo da qui e la moto la lascio lì, dai, tanto nessuno ce la porta via. Ma comunque lo sai che ci devono anche i bambini qua? No. No, io sapevo della coppia fidanzati che si sono massacrati da soli. No, c'era uno che abitava a Torrione, può essere, cioè da queste parti. No, Torrione è verso Novara. Vabbè, comunque veniva qua e andava sotto il tempio e uccideva i bambini, ne avrà sgozzati una decina. Da lì si spiega la storia del fantasma della bambina. Esatto. Buona sapere. Quando sono andati gli amici del fratello del Luca, sono venuti qua, quando sono usciti hanno trovato la macchina piena di polvere, piena con le manate dei bambini. Azz. Queste cose mi mancavano, sai? A me no. Rendono più inquietante... E non è più inquietante la cosa. Dai, allora facciamo così, dai, entriamo da qua, va fa culo. Tanto è basso. Allora mettiamo la moto. Sì, dai, allora stoppiamo. E riprendiamo quando siamo già dentro praticamente. Vediamo che scavano. Il video che scavalchiamo non lo facciamo vedere. Dai. Va bene, dai, ci vediamo dopo. Eccoci qua. Siamo arrivati finalmente a Saletta. Qua è il Christian, ci stiamo addentrando nel sentierino per vedere se riusciamo a vedere qualcosina, se riusciamo a non farci cagare in mano da qualcuno. Faccio che pungono, catroia. Pungono? Noi non ci facciamo pungere. Questa è la visuale dei campi. E pian piano stiamo andando. Dovremmo esserci quasi, perché sta diventando sempre più brutto il terreno. È sempre più difficile arrivarci. Aia, il ramo! Ci addentriamo sempre di più nel boschetto. C'è il sentiero? C'è il sentiero! C'è il sentiero! Ci siamo bloccati? Sì. Allora passiamo da qua. Aia, questa punge. Dai, siamo quasi arrivati. Vedete Christian che fa le Instagram story? Deve avere paura, deve avere paura di me. Perché dovrei aver paura di te? Cornacchia stile Resident Evil. Fatica. Non notare tutte le rane. Eccolo! Non so se si vede. Fino al tempio. Allora, in teoria dovremmo passare qua in mezzo per riuscire ad andare là davanti. Però se volendo si può provare a continuare. Si fa il giro. Proviamo. Va bene. Ok. Eccoci qua. Ci addentriamo sempre di più. Tra... Non è mai venuto, no, io qua non sono mai venuto. Quindi è la prima volta per tutto qui. Ah, qua c'è un saltino forse da fare. Ah, cazzo, c'è un dosso.
Porca Eva. Dobbiamo provare ad andare un po' più in là. Perché qua rischiamo di cadere. Vabbè, questo qua è il tempio. Adesso troveremo il modo. Siamo arrivati fino a qua. E ci voglio arrivare adesso al tempio. Allora, lì in mezzo ci sono i rami. Sono di un albero caduto. Eccoci qua al tempio. Solo per voi, mi raccomando. Le scale. Tempio. Le altre scalette. Quindi. Proviamo a vedere cosa c'è qua. Oh my god. Ciao. C'è un bel niente qua dentro. No. Però noi dobbiamo. Non ci accontentiamo. Ci facciamo il giro. Aia. Non c'è niente anche da dire. Bisogna scendere giù. Aspetta. Oh, eccolo qua. Qua sotto. No. Abbiamo trovato la bocca dell'inferno qua dentro. Vediamo se si vede qualcosa. Oh! Si vede un cazzo, tutto buio. Però ho paura. Però deve essere figo sotto, Sì, sono sudatissimo io. E tu pensa, succede qualcosa qua, scappare da qua. Oh. E provare ad andare... Allora, da di qua non si poteva passare, no? No. Volevo andare... No, però sotto no. No, vedere solo com'è l'ingresso. No, entrare mi cago addosso anch'io. Guarda che qua forse si può. Ragazzi, è abbastanza inquietante sto posto. Troppo inquietante. Eccola. Nonostante bambini. Teo. Balza, continuo. Continuano a nascondere bambini. Teo. No, non faccio niente. Mamma mia, che inquietante. C'è qualcosa che si muove di più. No, tu. Dai, però cazzo dovremmo entrarci. Vedi? Il top sarebbe riuscire ad andare là sotto, il top del top. E poi ci organizziamo meglio. Allora, facciamo così. Richiesta. Se volete che andiamo sotto. Aspettate anche voi che siete. No, ne è rimasto uno solo. Se volete che andiamo sotto, dovete mettere il mi piace. Fare l'iscrizione, ovviamente, perché sennò non vi arriva la notifica. Quindi andate su YouTube, iscrivetevi al canale Virtual Reality. E se arriviamo a. Mettete i like ai video. E se questi video. Vediamo quanti video. Quanti ne facciamo? 50 like. 50 like. Entriamo sotto. Solo 50 like. Entriamo sotto dove ci sono le tombe. Torce, non torce. E andiamo sotto. E andiamo sotto. Se qualcuno si vuole aggiungere, ben venga. Noi non rifiutiamo altri aiuti. Questo si sta scassando tutto. Noi non rifiutiamo nessuno. Quindi se volete venire, 50 like. Iscrivetevi al canale. Campanellina attiva.
e noi entreremo per solo per voi, quindi like. Ora torniamo indietro perché ci stiamo cagando poi in mano sinceramente, e poi siamo pieni di ortiche, non ortiche, e boh, siamo tornati alla civiltà noi, come vedete. E va bene, torniamo indietro allora, vediamo se c'è qualcosa dentro la chiesa. A dopo. Cioè adesso si è ripresa. Ragazzi, è mezz'ora che sto cercando di provare a registrare, mi metteva il cerotto sulla GoPro, mi faceva vedere. Quel cazzo di sentiero lì non è bello, Continuava a dirmi morto, errore. Sto appena sono uscito, Cioè vedete dove sono. Appena sono uscito ha ricominciato a registrare. Diciamo che a parte il caldo, che si muore di caldo, a parte le spine che abbiamo preso e tutto quanto, il posto non è malvagio, cioè è bello. Si poteva entrare era meglio, Tanto adesso dobbiamo fare attenzione alle macchine, perché se ci vedono qua ci aprono a metà. E poi torneremo a casa e basta, dai. Tanto. Ah, vero, se troviamo la moto, soprattutto, perché l'ho messa lì da qualche parte all'ingresso e devo sperare che ci sia ancora, se non qualche fantasma me l'abbia presa, si è fatto un giro. Magari uno di quei due lì dei fidanzati che si è ammazzato, quello lì gli piacevano le moto e me l'ha fottuta. E allora io lì poi mi incazzo. No, vabbè, dai. Adesso torniamo indietro. Ci vediamo quando siamo davanti alla chiesetta. Dovremmo essere quasi arrivati. E boh, vediamo, magari è aperta anche la chiesa. Vediamo. Ok. Appena siamo arrivati di nuovo qua davanti alla chiesa. Di nuovo SD error. Cosa molto inquietante. Comunque adesso siamo nel dietro della chiesetta. Chris anche se è più grosso di me. Apre la strada, se arriva qualcuno pia pure lui, prima lui. E qua se troviamo nel dietro della chiesetta, come potete vedere. Peccato che non si possa vedere dentro la chiesa perché è troppo in alto, io sono bassissimo. Come potete vedere lì c'è un'altra costruzione, ma non so, c'è una porta. Lo so, come potete vedere la chiesetta, motorino, ci siamo nascosti perché passano le macchine, zanzara. Va bene, adesso torniamo alla moto e basta, perché siamo morti. Va bene, scegliamo di sera di nuovo la moto, dai. Eccoci qua. Allora, siamo entrati. Siamo usciti. Siamo salvi, la moto c'è ancora, come potete vedere. Guarda, sembra una scritta. Dove? Sporcizia e scritta. Come era successo a Berto, identico. Sporcizia e scritta. Beh, cosa mi capita adesso? Mentre guido arriva una mano, mi sposto indietro, mi fa cadere. Te l'avevo detto io che succedevano queste robe. Tu pensa che dobbiamo tornarci poi. A 50 like, hai detto, Io pensavo dicessi 100, 200, 50. Porca vacca. Perché io lo so già, nessuno mi caga. Nessuno ci caga, non siamo nessuno, Metti la sfida dove ci caghi in mano. Tutti, yeah. Va bene, dai. Ora torniamo a casa, rifacciamo il giro all'inverso, zainetto. Torniamo a casa, sperando. È vero. Bisogna vedere se adesso con la scritta, come dici tu, si accende la moto. Allora, la moto si accende. Funziona. Ci siamo? Andiamo a prendere un po' d'aria fresca.
Allora, tutto in ordine. Ciao Saletta. Ci rivediamo. Madonna, fa caldissimo. Ok, giretto fatto. Siamo cagati in mano un pochettino, siamo rovinati le gambe, braccia, tutto solo per voi. E quindi mi raccomando, come avete sentito prima, 50 like. Secondo me sono un po' poche, però Christian ha voluto così. 50 like e ci torneremo. Però stavolta proveremo a entrare dentro quel buco. Mi veniva un insulto, però vabbè, quella grotta sotto il tempietto. Quindi ci dovremo poi attrezzare, torce e altre cose varie, ma lo faremo, perché ormai l'abbiamo detto e lo faremo. Quindi, per cui ora andremo tranquilli, perché non vogliamo che ci capiti niente dopo che siamo andati in un posto consacrato. Soprattutto io sento la gomma dietro un pochettino sgonfia, però magari è un'impressione. E niente, godetevi il viaggio di ritorno, metterò qualche pezzettino. Ciao Outro Tour! Quindi, se vi è piaciuto, mettetevi un bel like. Quindi a 50 like torneremo di notte, non di notte, per di notte ne vogliamo molti di più di like. Per 50 like torneremo a Saletta nel tempio e andremo sotto a visitare la grotta sotto al tempio. Magari ci portiamo qualcuno, vediamo se riusciamo a reclutare qualcuno, magari qualche amico che si caga anche un po' addosso, così diventa anche più divertente per noi. Oh, che piega che ho fatto, non me l'aspettavo. Mi sentivo la moto andare un po' esterna, ma alla fine l'ho tenuta lo stesso. Andavo pianissimo, eh. Tranquilla, ci sei solo te per strada. Briciola. Ah, già, vero, la rotondina è inutile. Ok, siamo quasi arrivati a casa, quasi a Vercelli. Come vedete là si vede Vercelli. Qua la strada è un dong 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 dong. Possiamo dire che per oggi è tutto. Speriamo, a questo punto spero che il video vi sia piaciuto. Scrivetemi se qualcosa non vi è piaciuto, se qualcosa vi piace oppure no. Per questo video è tutto, allora ci vediamo alla prossima, spero dentro la grotta di Saletta a questo punto. Adios.